Il Brescia non tradisce il pronostico nella 22esima giornata del campionato di eccellenza regionale e regola il Ticinia con due reti segnate nella ripresa. È stata tuttavia una gara difficile per le leonesse, che hanno fatto fatica a creare gioco e dare velocità e intensità alla manovra a causa dell'atteggiamento ultradifensivo delle avversarie, invischiate nella lotta per non retrocedere, ma tuttavia si sono lasciate irretire dai ritmi bassi del Ticinia, dando così vita ad una gara con tanti errori. Poteva scapparci comunque il risultato a sorpresa, ma con pazienza e tenacia le leonesse sono venute a capo di una partita delicata, che registra anche il rigore fallito da Farina nel primo tempo. Mister Alessandro Oro deve far fronte a numerose assenze tutte nel reparto arretrato, alle infortunate Pedemonti e Pizzetti si è aggiunta in settimana anche Brevi, vittima di un colpo al cavo che l'ha costretta alla panchina. Tra le riserve anche Lazzari, assente per tutta la settimana per motivi personali. Retroguardia quindi sistemata a 3 con Inverardi, Dolfini e Belussi davanti a Cogoli, mediana a 5 con Fumagalli, Guerini, Bocchi, Magri e Farina con Massussi al fianco di Braiden avanti. Arbitra il signor Frisani della sezione di Bergamo. Come detto, gara dai ritmi molto bassi con il Brescia che non riesce a dare velocità alla manovra. La prima occasione è al 9 con la conclusione debole e centrale di Braida. Al 12 ci prova Farina con un'iniziativa personale, ma anche il suo tiro è agevolmente parato da Asnaghi. Un minuto dopo Fumagalli viene imbeccata da Braida sulla destra, il suo cross è bloccato però dall'estremo difensore ospite. Al 14 batte e ribatte in area di rigore dopo un traversone di Massussi, alla fine Braida cerca la porta ma il pallone esce di poco. Il Brescia è pericoloso sulle palle inattive, al 19 Dolfini stacca di testa da buona posizione ma il pallone è alto. Al 23 l'episodio che potrebbe rappresentare la svolta del match, iniziativa personale di Farina che si libera in slalom ed entra in area dove viene atterrata. Rigore che la stessa Farina si incarica di battere ma la sua conclusione centra la traversa, poi l'azione sfuma. Al 28 ancora un'occasione per Dolfini sugli sviluppi di un corner, ma come qualche minuto prima l'incornata della centrale è alta sopra la traversa. Si gioca ad una porta sola, ma le leonesse non sfondano, così al 31 Braida ci prova dalla distanza e Asnaghi si produce in una parata per i fotografi. Al 34 Magri scavalca il portiere del Ticinia con una traiettoria beffarda, ma un difensore riesce a salvare proprio sulla linea. Al 39 monumentale occasione per le leonesse, il tiro di Farina viene salvato in corner da Asnaghi, sul calcio d'angolo successivo Dolfini e Braida non riescono a ribadire in rete da pochi passi. La ripresa si apre con il cambio dettato da Mister Oro che getta nella mischia Zangari al posto di Magri per cercare di dare più incisività e profondità alla manovra e al sesto arriva il meritato vantaggio delle leonesse. Bocchi si fa trovare in sovrapposizione sulla destra, cross basso arretrato su cui si avventa Massussi che non deve far altro che spingere in rete. Al 17 grande intervento di Snaghi sulla conclusione da posizione defilata di Fumagalli col pallone che tocca la traversa e esce sul fondo dopo la deviazione del portiere. Al 20 momento di tensione in area bresciana con l'errore di Cogoli nel rilanciare il pallone, sul rimbalzo Paravelli che entra in area e incrocia la conclusione, ma Cogoli si riscatta immediatamente e devia in corner. Al 25 Braida va alla conclusione dalla distanza, ma Asnaghi blocca in due tempi. Al 27 tiro grosso di Massussi che scavalca Asnaghi, ma il pallone si infrange sul palo e così il portiere del Ticinia può bloccare. Nella parte centrale della ripresa, Mister Oro richiama in panchina Fumagalli e Bocchi per far spazio a Pasquali e Ferrari e al 38 arriva il gol che chiude il match. Prima Zangari va in percussione, entra in area e va al tiro con Asnaghi che si salva in corner, sul calcio d'angolo, torre di Braida e Zangari appoggia in rete sulla linea. Ottavo centro stagionale per Zangari che non segnava dal 18 novembre scorso nella sconfitta per 4-3 di Agrate. Non succede più nulla fino alla fine di una partita che registra anche un gran numero di ammonite, ben 6, di cui 4 leonesse, Farina, Bocchi, Zangari e Guerini, e che il Brescia porta a casa guadagnando 3 punti fondamentali nella corsa alla seconda piazza. Prossima settimana sfida in casa della Doverese, nella quale servirà sicuramente un Brescia più aggressivo e intenso.